L'ennesima aggressione al termine al di Collemaggio ai danni di un ragazzino di 13 anni al quale è stata strappata la collanina d'oro che portava addosso e denunciata dalla madre riporta al centro il tema della sicurezza e del bullismo in città. L'appello a denunciare queste situazioni così da far rete arriva ancora una volta da Mamme per l'Aquila e dalla presidente Valeria Baccante, da sempre impegnata su queste tematiche. Al momento sull'episodio al termine non sarebbe stata presentata alcuna denuncia, ma l'invito è a farlo in questo ed altro casi, così che le forze dell'ordine possono avere contezza di un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto perché coinvolge minori che al termine, a quanto se ne sa, ormai agiscono quasi indisturbati nonostante la vigilanza armata e il posto fisso di polizia municipale. Il racconto di questa mamma e dell'aggressione al figlio ha fatto il giro del web, scatenando commenti e discussioni sulla necessità di potenziare i controlli in una città che fino a poco tempo fa non era toccata da episodi del genere. Allora, questo episodio deve farci riflettere perché noi siamo stati comunque, abbiamo denunciato i fatti pregressi a prefetto, questura e altri, diciamo, enti preposti, ma loro continuano comunque a riferirci che non ci sono denunce, quindi l'associazione Mamme per l'Aquila invita i cittadini a denunciare questi fatti incresciosi e per appunto poter poi regolarci noi con le istituzioni e ed avere appunto un punto d'appoggio per poter collaborare con le istituzioni stesse.